Continuiamo Super Mario RPG, benvenuti in questo nuovo appuntamento. La scorsa volta ho sconfitto il primo vero boss e recuperato il primo frammento stella, D7 ovviamente. Continuiamo quindi, andiamo al fiume Cracra. Vediamo un po', sta qua. Canale Cracra, che poi ci porterà al lago effettivamente lì sotto. Vediamo che abbiamo dei bu sul sentiero. Questo è l'ingresso. Mio nonno dice di stare attento a un certo slingordo. Non so chi sia, ma sarà buio là dentro. Che paura. Ma ci sei già passato, no? Immagino. Se sei arrivato qua. Canale Cracra, ok, figo. Carino. Oh, si nuota. Beh, non può mancare in Super Mario un livello acquatico. Col cavolo. Servono indicazioni su come entrare. Sì. Ok. Ah, devo semplicemente premere A sul tubo. L'ho appena fatto. Si può saltare, tra l'altro, solo quando si è vicino alla riva. O bordi vari. Ad ogni modo, ai pesci mi sa. Bisogna combatterci, sicuramente, con i pesci. Oh, cavoli. No. Mi ha fatto 21 di danno? Ma siamo matti? I pesci fanno tantissimi danni, tra l'altro qui ci sono diversi tubi dei quali entrare. Non è che... Topi all'attacco? Ok, saltiamo di sopra. Oddio, fantasma! Ombro, vai. Non ho fatto nulla. Aiuto! Mi ha avvelenato? Cavoli. Ma non va bene, amici miei, non va affatto bene così. Ma Ombro è troppo forte, difesa impossibile. Ho capito, però ok, trema pure, trema. Ok, ancora ci manca per andare KO. Ah, cavoli. Attacchi normali gli fanno un danno normale. Però i danni ad Ombro, quelli normali, gli fanno un gran danno. Cioè, magari ha tanta difesa, ma non... Amico mio, quasi sconfitto, però sconfiggilo. Non lo so. Ok, si rianima con un punto salute una volta finita la lotta. Però, amico mio, bella non è. Quanti tubi? Quanti tubi? Abbiamo un altro Ombro qua, spero di no. Lanternotto. Quanti nemici abbiamo, strani. Vai, al Lanternotto pala di fuoco che dovrebbe essere super efficace. 71, oddio sì, in effetti 71. Difenditi. Ok, quello scappa, va bene, meglio. Ottieni acqua pura. Va bene. Non mi sembrano tanto forti i nemici. Salito di livello. Oh, finalmente. Attacco e difesa, per forza. Purtroppo ci vuole attacco e difesa. Oh mio Dio. Andiamo un po'. No, qua era sempre quello di prima. Non posso salire? Ah! Si prosegue. Ah! Ma dove ero prima? Non mi fa uscire. Dove devo andare allora? Ah, posso anche immergermi? Ma quello no, è impestato. Non si può scendere. No, non posso scendere in nessuna maniera. Devo forse andare qua. Quello era sotto. Oh mio Dio. Un altro posto ancora. Non ho idea di dove sto andando. Sto letteralmente andando a caso. Scrignolo Bu. Ma è un mimic, palesemente.
Pensa quanto è forte. Ok. Mi sta venendo il dubbio che magari si può fare una difesa perfetta, ma sono incapace io a farla. Però, però te la conta lo stesso come... Magari quando non fai quella perfetta, ti fa meno danno e quindi te la conta lo stesso come... Come bonus. Vabbè, comunque. Ok, dovremmo esserci. No, non ancora. Ok, perfetto, proprio al pelo. E penso che sia andato. Grande. Cassetta di fiori, grande. Ehi. E spilla antimutazione. Ok, quella la vado subito a leggere. Impedisce di venire trasformati in funghi o spaventapasseri. Il problema è che mi riduce di molto le statistiche, quindi... Di molto, oddio, di poco, però... Preferisco evitare riduzioni se posso. Ok, qui si può... Sono bravissimo. Platforming... Oddio, che cos'era? Da dove è uscito? Ah, ma fanno i trabocchetti, non si vedono proprio, aiuto! Fregati. Andiamo qua. Vai, stella! Sconfiggiamo i bu, almeno. Non so se i nemici possono essere sconfitti questi, ma nel caso li sconfiggo. E poi non so se la strada più facile, o meglio, quella più che trovi prima è quella giusta. No, qua ci siamo stati invece. Ci siamo stati qui, quindi devo scendere. E provo questa, dai. Ok, ci siamo venuti da lì, perfetto. Rientriamoci. E andiamo di qua. Non c'è nulla. Cavolo, bello come posto, ma davvero intricato. Ma dovrei trovare il modo. Ok. Ho capito. Quindi dovevo trovare quel posto lì. Si sente il rumore di acqua che fuoriesce da qualche parte. Bene. Quindi da qui... Ok, ok, perfetto. Eccolo qui. Dovevo trovare l'interruttore, certo. E poi era così facile arrivarci, no? Aiuto, fantasmi. Devo andare qui, immagino. O forse sopra. Oh cielo. Cioè, questo mi riporta sopra. Ok. Ma io come arrivo lì sopra? In ogni caso, no? Se così volessi andare lì sopra, non so come fare. Però ho salvato comunque sia. Sto carico. Quindi vediamo un po' questo coso qua. Questo deve essere Slingordo. Quella è la lingua o una manichetta? Cosa? Una manichetta? Quattro occhi. Zack, è ora di merenda. E la merenda siete voi. Bello. Super salto. Ok, l'ho preso malissimo. Vediamo un po' l'elettroscarica che ti fa. Buono, super efficace. Oh, che gentili, pranzo a domicilio. Dov'è il mio bavaglio? Potresti usare quella lingua che ti ritrovi così grossa, no? Ok. Difesa impossibile. Che bello. Annulla alterazione di stato, sconfigge i nemici non morti in un attimo. Ah, ok, acqua pura la utilizzo. Ah no, succo detox, scusami. Beh, non mi sembra un non morto, anzi mi sembra piuttosto vivo lui. Quindi non la uso su di lui. Come corpo ha un bastone e la paglia nel testone.
È uno spaventapasseri, ding dong! No! Mancato! È un po' super fuoco! Yeah! Non male, vai, elettroscarica! Buono! Non ce la faccio! Che fame, che fame! No, non mi mangiare! Allora, aspetta, non posso mandare in soccorso Todd. Capace poi... No, gli ho fatto comunque danno, quindi... Mandiamo in soccorso Todd, vediamo che esce fuori. Buono, questo fa danno, questo fa danno. Dai, dai, vai, vai, vai. Poco. O meglio, il giusto, diciamo, forse. Credete di aver vinto, eh? Vi sbagliate di grosso? Ora io me ne vado e voi vi beccate una bella inondazione. Addio, pesce a mollo. Che paura. Ma è sconfitto in realtà. Abbiamo vinto. E non bastano comunque i punti per salire di livello. Forse se l'ingordo non diceva sul serio riguardo a quell'inondazione. Mario, senti anche tu qualcosa o pare solo a me? Acqua, ecco chi arriva. Dobbiamo attivare l'interruttore prima che ci spazzi via. Sì, sta lì l'interruttore. Ah, ma la porta si chiude. Ma mi pare una cosa buona, sinceramente. Cioè, siamo usciti. Questo è il corso del fiume Mida. Vuoi una rapida spiegazione? Sì, per favore. Partirei dalle cascate. Usa L per muoverti a destra e a sinistra per prendere le monete. Ah, tutto qui? Ok. Premi B per nuotare un po' controcorrente. Grande. Lungo il percorso ci sono delle aperture, ma quello che succede se ci finisci dentro non te lo dico. Ora forza, vai! Ah, non posso risalire quanto voglio, volevo provarci. Ok, prendiamo un po' la prima apertura. Vediamo che succede. Ma è stato bellissimo! Davvero bello. Ah, posso tornare sopra poi? Ah no, continuo da dove avevo lasciato. Beh, meno male. Ok, il mio istinto mi dice a sinistra, anche se preferirei andare a destra. Posso nuotare un po' controcorrente, ma poi ti tira giù per forza. Vediamo un po' che succede se vado in questa insenatura invece. Qualcosa di diverso? Beh sì, la scena è uguale a prima, tranne con qualche personaggio diverso. Però è bello davvero, wow. Nell'originale non so se era così, perché come ho detto nell'originale ho giocato mezz'ora ed ero arrivato praticamente allo stesso punto del primo episodio. Ma tutto ciò è bellissimo. Wow. Ah, ho preso anche il fiore, grande. Ah, però ti fa ricominciare dall'altro. Ok. Io sto collezionando un po' di queste monete rane sconfiggendo i nemici, ma non ho ben capito a che servono. Invece le monete normali servono ad acquistare beni e servizi, il che è molto utile se ci pensiamo in un gioco dove appunto devi conquistare per forza monete se vuoi andare avanti e comprare delle ricompense. Curative ovviamente, non sono ricompense. Andiamo pure in questa insenatura, va. Poi magari le skippo le prossime se ce ne sono, perché... Allora, non è male, perché effettivamente stanno facendo qualcosa. Tipo questo qui col sacco, che perde un sacco di monete. Spero che sia solo un caso che perda le monete. Ok, qua ricominciamo. Siamo arrivati comunque, mi sa. Eh sì, infatti. Molto, molto bellina sta parte. Oh cielo! Il barile, dai, dimmi di sì! Ora passiamo al salto dei barili. Sì, spiegamelo. Salta con il giusto tempismo e raccogli le monete lungo il fiume. Salta sul barile successivo prima che quello su cui si trovi si scontra con un altro. Se lo manchi, cambierai percorso.
Bene, mi sembri pronto, è ora di andare. Ah, quasi dimenticavo. Se non vuoi perdere monete, non farti colpire dai pesci che saltano fuori dall'acqua. Ok. No, cavoli. Mi sembra più... vabbè, tempismo non esiste, Andrelink, eh? Ok. Ma veramente, vabbè, avevo saltato forse... E io avrei saltato però. Devo saltare un bel po' prima. Sì, un bel po' infatti. Non appena lo vedo, ma quasi. Quando si avvicina troppo. È un po' troppo preciso sto gioco sotto certe cose. Vedi quello che dico? Ma dai! Ah, cielo. Qui proprio zero. No, pure da dietro arrivano. Ma non è vero. Ah, beh, dai. Divertente, vero? Hai raccolto 31 monete. Scambia le monete che hai ottenuto sul fiume Mida con delle monete rana. Ah, forse le monete rana sono la valuta che si usa qui. Come bonus per il primo tentativo, ecco a te una moneta rana in cambio di 60 delle tue monete. In caso non lo sapessi, le monete rana sono quelle verdi. Se vuoi altre informazioni, vai al lago Girino. Non è abbastanza monete per fare lo scambio, quindi tengo io quello che ti resta, ok? Ecco una cosa che ho trovato, spero ti porti fortuna. Guscio di cupa. Ma tu cosa vuoi tu? Guscio di cupa, attacco 60. Vai, preso, dai. Buono. Boh, direi di salvare qui allora. Bene, allora direi che per questo video è tutto. È stato davvero divertente fare il mini gioco delle cascate e poi anche del barile, seppur non proprio precisissimo. Ma va bene anche così. Vi ringrazio ovviamente per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili a noi. Ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!